non dimenticarlo, che i miei non sono solo saluti personali, ma vengo a salutarvi anche in nome e per conto del Presidente. Torno a dire, associazioni o impresa, sappiano che il livello regionale, istituzionale, accompagna e continuerà a accompagnare. Questa è l'unica certezza di rinvenienza, di una possibilità di farcela, non solo del Molise ma in generale dell'umanità, territorio che deve essere chiaramente preservato, e le bellezze dello stesso non possono che essere conservate adeguatamente, ciò che resta è le bellezze dello stesso. Quindi questa candidatura proposta all'UNESCO dei nostri territori, il territorio delle aree fratturali, è quanto mai opportuna. Salvaguardare ciò che resta è importante, teniamo in considerazione che i nostri tratturi, che vanno dall'alto al basso Molise, ci attraversano la regione, sono, specie nell'area del basso Molise, pressoché totalmente devastati. Riconoscere gli stessi mi sembra assolutamente impossibile, li si conosce nella misura in cui si conosce quel territorio, ma un turista che venisse da fuori, un viandante, visto che parliamo di aree dove si era, risulta essere di difficile definizione il rinvenimento degli stessi, se non fosse per qualche cartello messo alla rinfusa che indica l'area tratturale o la sede tratturale. Ma ora, dove c'erano dei tratturi larghi 100 metri, ora ci sono vigneti, terre coltivate in regioni diverse. So che l'assessorato all'agricoltura, a diverso tempo, vedo l'architetto Vitassi presente, sta approntando una bella iniziativa che è finalizzata alla demanializzazione, ma alla fine della fiera certamente alla preservazione di ciò che resta dei nostri tratturi. Quindi questi interventi integrati non possono che lasciarci per certi aspetti insoddisfatti. Perché? Perché iniziamo a ragionare in termini di tutela, ma è evidente che torniamo al territorio, e il territorio non è solo la tutela della regione o del singolo cittadino, ci sono tantissimi enti locali che sono interessati all'attraversamento dei tratturi, e io vi sfido a verificare se un solo comune della nostra regione, nei propri piani urbanistici, abbia mai pensato di classificare delle aree agricole secondo una tutela delle stesse. Nessun comune. È chiaro che in questo senso sfondiamo un gap straordinariamente evidente, e se vogliamo fare un'iniziativa che è interessante anche come livello regionale, dobbiamo iniziare a sollecitare i comuni a modificare le loro pianificazioni in direzione anche della tutela delle aree non certamente esclusivamente urbane. Se poi pensiamo che nessuno dei nostri comuni ha addirittura approvato ciò che in regioni più evolute delle nostre, in comuni un po' più evoluti dei nostri, potenzialmente più uno dei nostri, i cosiddetti PRUSSI, piani di riutilizzo urbano sostenibile, addirittura delle medesime aree urbane, riusciamo a capire che il legislatore nazionale, che dà delle indicazioni talora, oggetto anche di nostre vessazioni e contestazioni, talora magari dà delle indicazioni comportamentali che sono all'avanguardia, ma siamo noi che lo recepiamo con grande tardività, per non dire anche con sconveniente imbarazzo. Queste sono le ragioni per le quali immagino che il lavoro del governo regionale in questo periodo non possa essere che un lavoro di straordinaria pianificazione, di indicazione di comportamenti che nascono dalla integrazione di quelle che sono le politiche agricole certamente, ma anche quelle in generale della pianificazione del territorio, che non appartengono a questo assessorato ma che chiaramente devono invece appartenere alla coscienza del cittadino molisano. Queste iniziative quindi sono lodevoli anche per altra ragione, perché non solo ogni motivo di ragionamento su un tema particolarmente sentito come quello della preservazione della nostra cultura, del nostro territorio, ancora di più delle nostre radici, deve essere messo al centro del dibattito politico, servono in linea di massima per comprendere quanto queste nostre peculiarità possano essere invece la cartina di tornasole di una riscoperta, di una rigenerazione e ancora di più di una rispendibilità in termini attrattivo ricettivi dei nostri territori. Lo straordinario paesaggio, in questo senso Nicola Di Niro è un grandissimo esponente di questa idea romantica della riscoperta del territorio, di questo paesaggio straordinario dei nostri tratturi che vengono ormai attraversati per le transumanze che non sono più quelle di una volta, di settembre andiamo, è tempo di migrare, ma sono quelle molto più, esatto, che sono quelle molto più
calate in una realtà tecnologica in cui con l'iPad si riesce a coprire con un cellulare, si riesce a capire dove sei col GPS, dove sei montando il tuo cavallo in quale area del Molise, fino ad aggiungere a San Giovanni Rotondo, in generale nelle Puglie, e si è dimostrato essere uno strumento di riscoperta del territorio, di capacità di spendibilità dello stesso in termini proprio di qualità turistico-ricettive incredibili. È evidente che se questo tipo di condotta in uno con la preservazione di ciò che resta delle nostre aree tratturali dovesse essere nel corso degli anni preservata, quindi rinnovata e migliorata, nulla esclude che sulle aree tratturali si torna a fare ciò che una volta si faceva, si torna a fare attività di ludiche, attività di commercio, attività anche che consentono al viandante di poter dimorare in aree che possono fare della ricettività la loro capacità di spendibilità. E torno a dire, è evidente che dobbiamo metterci, utilizziamo un'altra parola abusata, in rete, perché quantunque questa sia adusa ad ogni politico o associazione, la rete, si parla sempre di rete, è un sistema che in Molise conosciamo molto poco bene. Ci sono, è così, ci sono dei livelli di ragionamento non solo politico ma imprenditoriali che vogliono in gruppi di azione coordinati attraverso dei cluster o attraverso altre forme di intervento che riguardano il livello politico, il livello di impresa, il livello accademico con le università che fanno sistema davvero, che riescono ad intercettare i finanziamenti del MIUR anziché del MISE, che riescono a dare un minimo di ritorno in termini di prospettiva per questo territorio. Quindi o riannodiamo i fili di una integrazione degli interventi che nascono dal livello politico al livello della impresa, al livello del terzo settore o dell'associazionismo, o diversamente la vedo dura non solo sul futuro di questa regione ma certamente sulla capacità della stessa di poter spendere una candidatura all'UNESCO per la preservazione di un bene a cui la stessa regione o gli stessi cittadini che vi abitano non sono vocati per mera esistenza. We'll be right back.